Un'assemblea molto numerosa ha partecipato sabato sera alla messa celebrata dall'arcivescovo Matteo Zuppi, che ha ordinato 4 nuovi diaconi candidati al ministero sacerdotale per la diocesi di Bologna. 2 di loro hanno compiuto il cammino vocazionale in seminario. Don Francesco Scalzotto, 29 anni, di Budrio, che in questi anni ha prestato servizio presso le parrocchie di San Biagio di Cento e San Martino di Casalecchio. E Don Fabrizio Marcello, 26 anni, di San Donnino, che ha collaborato con i parroci di Castelfranco Emilia e San Matteo della Decima. Hanno invece compiuto il loro cammino nelle famiglie della Visitazione gli altri 2 diaconi, Don Andrés Bergamini, 44 anni, nato in Venezuela, laurea in fisica, che ha vissuto a lungo nelle comunità di San Martini, Dozza e Mapanda e ha trascorso gli ultimi 11 anni presso il Patriarcato di Gerusalemme, e Don Emilio Giovanni Beretta, 49 anni, che proviene dalla diocesi di Milano e dopo la formazione monastica a San Martini ha trascorso lunghi periodi di studio a Gerusalemme e al Cairo. Nell'omelia, che trovate integralmente sul nostro canale YouTube, l'arcivescovo ha ricordato la pagina evangelica dei 10 lebbrosi, che vengono guariti nel momento in cui si mettono in cammino sulla parola di Gesù, e ha richiamato la necessità di mantenere una connessione viva tra il mistero che si celebra all'altare e il servizio alla carità. Dopo il servizio per la mensa della parola e dell'Eucaristia, viene il servizio alla carità. E non si possono separare le due mense. L'Eucaristia non è una pratica devozionale, privata, slegata dai giorni feriali e soprattutto dalla carità di ogni giorno. Non c'è divisione tra l'altare spirituale e il povero sociale. In ambedue è presente Cristo. E se siamo familiari di Gesù, se adoreremo Gesù nell'Eucaristia, lo adoreremo nei poveri.